Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo ritrovato dei vecchi nemici dentro il frigorifero di Bowser. Ne abbiamo sconfitti con uno dei nostri nuovissimi attacchi e ci siamo portati a casa appunto un nuovo attacco. Volevo vedere... Tu sei inutile, vero? Dovremmo trovare un altro venditore, ma io mi ricordo che c'erano molte più spille o le abbiamo già trovate tutte? O sto confondendo i giochi? Perché anche il capitolo del 3DS aveva le spille, ma a me sembra che ce ne fossero molte di più. Andiamo dal Dottor Dot e vediamo che ha da dirci. Dottore, abbiamo trovato tutto! Eccole! Oh, siete riusciti a recuperare tutte le cure stelle! Ho sempre saputo che ce l'avreste fatta! E adesso cosa dobbiamo fare con quelle? Silenzio! Il potere delle cure stelle! Si è unito in un'unica grande stella! La stella baleno! Guardate, guardate! Dalla combinazione delle tre cure stelle ho preparato la cure dot miracolosa! La cura miracolosa? Che nome promettente! Veramente sarebbe cura dot miracolosa! Con questa potremmo abbattere i muri del ponte del castello! Un attimo di pazienza! Questa cura miracolosa serve prima a qualcos'altro! La gravitrombolite, vai! Oh, che è successo? Date un'occhiata fuori, lo capirete subito. Basta un mio tocco e puff, la gravitrombolite è scomparsa. Ah, la gravitrombolite è scomparsa. Però guarda che siamo stati io, Mario e Luigi a recuperare le cure stelle. Affanculo. Sì, bene, è ora di andare. La battaglia finale vi aspetta. Con la cura miracolosa i muri non saranno più un problema. Yeah. Ops. Yahoo! La cura miracolosa. Hai preso la cura miracolosa. Grazie di tutto quanto, Dottor Dot. Ci tornerà utile. La cura abbatterà i muri del ponte, ma non so quanto possa essere efficace contro la stella oscura. I poteri delle tenebre sono immensi. Vuoi dire che una volta entrati dovremmo arrangiarci, giusto? Ce la farete! So che potete farcela. Non servono predizioni, sono sicuro che ce la farete. Andiamo, il castello di Peach ci attende. Prima della battaglia finale ho una cosa da dirvi. Sono certo che vi tornerà immensamente utile. Chiedetela alla mia assistente mentre uscite. Devo dirvi una cosa, vai dall'assistente. Mario, Luigi, venite qui. Arrivo subito. Il Dottor Dot vi ha già spiegato, vero? Questo è un attacco speciale, potete usarlo durante un combattimento, ma state attenti ai PA. E mi raccomando, andate a letto presto, cercate di non mangiare troppi funghi, che poi fate indigestione. Riposatevi, oh, ma che dico, datevi da fare. Hai ottenuto i tasselli della clinica per ottenere quale attacco speciale? Vediamo... Ah, la meteora! In realtà ci manca ancora un attacco speciale. Attenti PA 8, pensavo chissà cosa. Vuoi vedere la dimostrazione? No. Ci manca un attacco speciale. Però non mi ricordo dove si prende. Dottor Dot! Mario, è successa una cosa assurda. La gravitrombolite è sparita tutta ad un tratto. Lo so. Ah, il dottor lo sa già. Beh, lui sa sempre tutto. Ad ogni modo è tornata la quinta Fungopoli. Il viale dello shopping diventerà più fiorente che mai. Ti consiglio di visitare tutti i negozi se non l'hai ancora fatto. Ciao! Insomma, ora vendono cose migliori. Con la gravitrombolite ormai completamente debellata, bisogna solo salvare Peach. E dobbiamo sfondare quel muro. E dobbiamo scoprire dov'è Bowser, in realtà. I muri sul ponte crolleranno davanti al potere della cura miracolosa.
Eh già. Allora, tu hai qualcosa di nuovo? Che palle! Sei l'unico inutile, insomma. Vai via, ti odio. Ok, andiamo nel nostro negozio per ricconi e andiamo a comprarci la tuta che costa un bel po' di più. Al momento ne possiamo comprare solo una, ma ho una mezza intenzione di farmare laddove possibile e di comprare una seconda tuta adesso. Io la compro perché al momento sono le tute migliori che possiamo permetterci. Se, e dico se, dovessero essercene altre, tanto meglio, però per il momento la diamo a Gigi la prima. Ecco qua, sì. E prima di andare vorrei cercare... Avete trovato due sfere fungo, le altre sfere fungo. Date qua, che le apro subito. Zaccate. Ecco, tenete. Abbiamo ottenuto 10 monete. Basta, avete ancora una sfera. Qual è il secondo premio? Ecco, tenete. 5 super funghi, ok. Cerchiamo le altre, datevi da fare. Ci sono ancora 14 sfere sfungo nascoste, forse nei dintorni dei negozi. Ecco qua, infatti, una l'abbiamo trovata. Un'altra, eccola qui. Eccone una. Eccone un'altra anche qui. Eccone un'altra. Perché no, una anche qui. Una è qua nel mezzo. Ed infine, una è qua vicino agli alberi. Ora si va sottoterra. La prima si trova qui. La seconda, eccola qua, vicino al fiorellino. Una si trova qua sotto. Eccola fatta. Una è qui sotto l'albero. La penultima accanto alle scale. E per la serie nasconderle alla luce del sole, l'ultima si trova dietro di lui. Eccola qua. E con questo abbiamo tutte quante le sfere fungo. Caspita, avete trovato le 14 sfere fungo. Date qua che le apro subito. Ecco, tenete. Allora, 50 monete. Poi, avete ancora 13 sfere. 5 super sciroppi. 100 monete. 5 super nocciole. 300 monete. 5 funghi vita. 5 funghi cura, ok. 500 monete. Una sveglia rivincita. Non male. 1000 monete, perfetto. Fagioli vita, perfetto. Fagioli speciali. L'ultimi sono fagioli attacco? Sì, ho indovinato. Ok, c'è ancora qualcosa. 2 sfere. L'ultimo premio sarà un equipaggiamento e questo saranno soldi, sicuro. Vediamo, 2000, perfetto. Quindi l'ultima sfera è... Vediamo, tenete. Hai preso gli occhiali tesoro. Bravo Mario, sei riuscito a trovare il premio speciale. Complimenti. Grazie. E il suddetto premio in cosa consiste? Ottieni più strumenti a fine scontro. Beh, per farmare in realtà non è male, ma parliamo di strumenti. Ma avessi detto soldi. Ancora ancora. Oh, ma guarda un po'. Vai Gigio. Ecco qui. E iniziamo la nostra traversata in giro per la città a recuperare fagioli e strumenti che abbiamo lasciato indietro, ovviamente, a inizio serie. Prendiamo il guscio, anche se dubito che mi servirà qua dentro. Mi serviva in mezzo alla fontana. E infatti, no! Sono caduto. Vai Mario. Ecco qui, cosa nasconde questo Todd? Non lo so, ma sono caduto. Quindi, uno scudo conchiglia e una maginocciola. Protegge dai danni quando hai un'aura. Cioè, mi crea uno scudo che mi protegge, insomma. Vabbè, mica male. Poi 100, 200, 300, 400 monete. Stiamo derubando un Todd. Fungo vita. Come faccio? Ah. È a tempo? No, credo che posso salirci quando voglio. Ecco qua. Come raggiungiamo quella? Così. Tacchete. Ecco qua. Che bello, saltellare in giro con Mini Mario. Allora, aspetta, qui, qui, vai. No, e perché mi incastro ogni volta nello stesso punto? Ecco fatto, dovrei aver preso tutto. Ecco fatto, giro completo, abbiamo derubato un Todd. Vediamo fuori da qui. Ah, fuori dalla casuccia. Beh, penso che potevamo entrarci anche fin da subito. Prendiamo quest'altro fagiolo, risaliamo di sopra. Mi prendo il guscio blu. E con questo
dobbiamo salire qui sulla fontana per prendere 100 monete e dubito di poter fare qualcosa. No, in realtà posso. Devo solo trovare l'angolazione giusta. Ah no, in realtà basta che vado di qua, sono un cretino. Ecco fatto, una pietra fungo. Gli strumenti a fine scontro sono funghi. Ma in realtà non è male. Prendiamo quest'altra X, derubiamo i Toad di tutto ciò che hanno. Ad esempio, andiamo sotto il suo letto. Stiamo veramente derubando tutti i Toad delle loro monete nascoste. Cioè, questo aveva un centinaio di monete, gliele abbiamo rubate. Erano nascoste dietro il letto. Pensa un po', pensa un po' che cattivi che siamo. Questo tizio qua, aia, scusami. Scusami, c'è ancora il fuoco. Come lo attivo? Aspetta, ora che la Gravitron Blitz è scomparsa. Esatto, sono guarito, non c'è più. Non è che attivi l'acqua, vero? O forse in realtà non c'è nulla. E questa è la casa del primo Toad con la gravitrombolite. Almeno non era un muro portante. Ma dovrò imbiancare di nuovo. Lo immagino. Caro, d'ora in poi stai attento ai funghi che mangi. Papà è tornato a casa. Altra casuccia da visitare. Dobbiamo salire fino là sopra, pensa un po'. Per derubare il popolo dei funghi dobbiamo farci tutta sta scalata incredibile. Oh, siamo pur sempre eroi, eh? Gli eroi hanno bisogno di fondi per salvare il popolo. Come faccio a comprare gli strumenti necessari, no? Ultrafunghi? Siete già stati nel nuovo viale dello shopping? Eh sì. Quindi, che cosa nascondevi qua sopra? Vediamo subito. Una tuta macio. Dovrei averne già una, ma ormai... Ah no, non era la tuta macio. L'unica cosa che ci aumenta è l'attacco, ma... Sincero, non ne vale la pena. Ok, mi manca solo una cosa da prendere. Questo blocco qui, con altre monete nascoste. Ora, grazie ai poteri mistici della stella, possiamo sfondare il muro. Ci siamo, usa la cura miracolosa. Mario com'è compiaciuto. Kaboom! Finalmente! È ora di darci da fare. Dov'è Bowser? Allora, io do un'occhiata dentro il castello. Però in teoria vorrei aspettare prima, esatto, di entrarci effettivamente. Ehi, guarda! Ah, sono i Koopa che volavano dell'altra volta. Inseguiamo lì. Oh, tasselli attacco. Aia, già il nostro primo nemico. Ed è un talpone. E vedo che resiste mica male. Datemi soldi ed esperienza, forza. Vedo che sono belli e resistenti, Dai, riprovaci se hai il coraggio. Ok, con un colpo fortunato non vanno giù. Con due colpi fortunati, invece sì. 700 punti per due nemici, Ok, questa è decisamente zona in cui dovremmo farmare quel giusto giusto pochino di soldi e... Come faccio a raggiungere queste zone? E di punti esperienza. Aspetta, di qua posso entrare? Ok, sì. Però con calma. Voglio un attimo evitare i nemici. Non tanto perché non voglia combatterli. Ma giusto perché... Ecco fatto. Prima voglio recuperare altre cose in giro. E la Madonna! Quanti sono? 6? Hai recuperato 7 pezzi. Ok, vabbè. Così, messi qua 7 pezzi a disposizione. Oi. Eccoli di nuovo. Ti vedo in forma, Baffetto. Mi fa piacere. Allora ti garba il peso di un guscio. Ascoltami bene, questo è il nostro territorio. Il blocco che hai appena colpito ha un certo valore. Esatto, hai 7 tasselli. Sono roba nostra. Ri da qua. Zitti. Non sto dicendo che devi ridarceli indietro.
Anzi, tieni lì tu. Oi. Oi. Ai 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 ai, che mal di pancia. Accidenti, come mai stai così male? Ai 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 ai, mi fa male la pancia pensare che qualcuno ha i nostri tasselli. Oh, capito, ti viene il mal di pancia se qualcuno si porta via i nostri tasselli. Beh, sette tasselli in mano a uno sconosciuto. Che cacchio volete? Il mio compare sta male. Ehi, baffetto, ci daresti una mano? Sai, una manciata di monete per le spese mediche, si intende. Potoco fratello. Vuoi un altro gioco? Troppo facile. Sai, in questo mondo le monete sono importanti. Già, con un po' di monete ci comprano tante cose. Anche la tranquillità, il suo dolore sparirebbe. Allora, io so che Nintendo voleva inserire un contesto, diciamo, mafioso, e palesemente questa è una Yakuza. Però mi capisci, vero? 30 monete, subito. Sono poche, diamogliele. Stanno tremando. Beh, che ce ne facciamo? Tanto le recuperiamo uccidendo altri nemici. Va bene, ve le diamo. Eh? Dici 30 monete sono troppo poco? Ma cosa? Un attimo. Ehi, questi non tremano per 30 monete. Sembrano dei poveracci, ma magari sono nababbi. Perché non proviamo a chiedere 300 monete? Ma smettila, con 300 monete ci si può prendere 60 tazze di tè Todd. Non ce ne daranno mai così tante. Ci dareste 300 monete? Certo. Tieni. Porca troia, ma che accidenti siete? Hanno sgacciato 300 monete senza battere ciglio. Che nababbi, che nababbi. Che monete, che monete. Posso prenderle? Siete incredibili. Ok, dopo che ci siamo intascati tutte queste monete, dobbiamo darvi qualcosa. I 3 tasselli mancanti, vi dico dove sono. Insomma, se gli davamo 30, secondo me non ce lo diceva. Una è qui. Da queste parti e... Da queste parti e... Da qua attorno. Siete stati molto gentili, grazie. Vuoi qualche altro dettaglio in più? Devi sapere che i 3 tasselli attacchi sono dietro blocchi invisibili. Li abbiamo messi nei blocchi invisibili per non farceli portare via. Siamo furbi, però sai, non ci ricordiamo più dove li abbiamo messi. Beh, sono blocchi invisibili, mica si vedono. Mi vergogno un po', però i posti sono quelli. Dai, basta che salti a casaccio da quelle parti. Prima o poi salteranno fuori. Tanto sei bravo a saltare. Monete! Monete! È imbarazzante avere compari come voi. Andiamo. Ci si vede, in bocca al lupo con altri 3 tasselli. E detto ciò, noi ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito mi avete seguito. Se volete dirvi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.